a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video un po' particolare perché, visto che ci sono un sacco di sconti, volevo farvi vedere quello che avevo preso io da Wycon in tutti, diciamo, questi anni. L'ho messo qua dentro, in più ovviamente ci sono le matite e tutto, e volevo farvi vedere un make-up realizzato con questi prodotti. Ovviamente ci sono gli sconti e alcuni di questi prodotti, per non dire quasi tutti sicuramente, sono disponibili sul sito. Quindi io direi di iniziare. Direi di iniziare e fare un make-up con alcuni di questi prodotti che adesso vi faccio vedere. Io ho visto che ancora alcune cose ci sono, quindi se volete approfittare, approfittatene. Allora, inizio col mettere il correttore. Sapete tutti che io utilizzo il correttore per quanto riguarda il primer occhi e ho questi due. Uno è quello di Niloufar Haddati e uno è della No More Crease. Allora, vediamo qual è quello più chiaro. Decisamente direi questo è molto più chiaro, quindi utilizzeremo questo qui. Allora, devo fare questo make-up, ma così tanto per, diciamo, tanto per passare il tempo, non devo fare niente di particolare. Scusate per i capelli, ma voglia di fare qualche cosa, i capelli zero totale. Allora, inizio sempre facendo un occhio e ho lavato la spugnetta che ho acquistato sempre da Wycon, che sarebbe questa. Mi stanno per cadere le cose. Questa qui, che è quella sempre di Niloufar. In caso vi metterò qua sopra il video haul per quanto riguarda. Però con questa voglio applicare il fondotinta, quindi utilizzerò quello di Sephora, la Beauty Blender. Cioè, non di Sephora, la Beauty Blender. Allora, ho visto che ci sono un sacco di sconti. Io sono tentata. Ah, sono tentatissima nel fare acquisti. Ditemi come sono le sopracciglia perché ho fatto il tatuaggio. E quindi voglio sapere da voi come sono. Se li vedete belli, non li vedete belli. Ditemi qualcosa. Allora, per quanto riguarda il make-up, io volevo utilizzare l'ombretto, quello sempre di Niloufar, che c'è sempre ovviamente, ma ho visto che ci sono le palettine, queste qui di Wycon. Devo bere, mi sono dimenticata l'acqua, vabbè. Ho visto che ci sono queste palettine di Wycon, che questa palettina in particolare l'ho acquistata proprio vedendo uno dei primi video di Fabiana, quindi pensate voi che diciamo affetto in questa palettina. Cercherò di utilizzare queste due. Vediamo super giù che make-up posso fare, guardandole aperte ovviamente. Apriamo le palettine. Non lo so, andiamo a braccio. Prendiamo i pennelli. Spesso li metto qui nella scatolina per venire, diciamo, più facile anche prenderli e tutto. Ovviamente voi vedete il make-up velocizzato, non vi tengo così perché sarà un make-up semplicissimo. Utilizzo un colore chiaro qui. Voglio fare una sfumatura. Questo lo velocizzo così non perdo tempo perché poi dobbiamo fare la base e lì sì che perderò tempo. Allora, ho fatto anche l'altro occhio. Adesso andiamo a utilizzare questo qui di Niloufar perché voglio vedere se posso applicare qualcosa al di sopra. Questa è nella colorazione Rose Gold 01 ed è il packaging, è così, è bellissimo. Comunque andate a vedere il video perché è molto molto bello. Prendo un pennellino e
cercherò di applicarlo, vediamo come mi viene. Come base, perché dopo gli voglio mettere un ombretto, perché non so che performance ha questo ombretto, sinceramente. Visto così è molto molto carino, devo dire. Io ho preso questo perché mi sembrava più facile utilizzarlo. Ma mi piaceva anche quello più scuro. Però volevo prendere una cosa per, perché ho un bel po' di cosucce. Allora, come colore che si potrebbe abbinare, potrei abbinare questo. Perché da questa palettina che già ho utilizzato un bel po' di volte, non c'è un colore così chiaro, quindi direi di utilizzare proprio direttamente questa. Prenderò, credo, questo qui e lo mettiamo su tutto l'occhio. Ma è abbastanza scuro, quindi vediamo di metterlo nella parte qui finale. Ah, sì, è un po' più rossiccio come colore. È un po' più rosso. Vedete? E lo porto fino alla fine. E lo sfumo con l'ombretto di prima. Faccio la stessa cosa nell'altro occhio. Nella parte interna invece, perché io vedo che un pochettino sembra tipo un po' tipo granulato, non lo so, ho paura che si toglie. Ho paura veramente che si toglie. E volevo mettere questo colore, non lo so, sinceramente. Si va nelle pieghe. Allora, forse ne ho messo troppo, ma sto notando che va nelle pieghe e la cosa non è che mi piaccia molto, però adesso lo lasciamo così. Poi vedo se posso mettere qualche cosa, tipo anche un pochettino di cipria. Vedrò, cioè vedrò, metto questa. Cioè, vi ricordate questa padella qui? L'ho utilizzato solo ed esclusivamente per gli occhi, perché è impossibile utilizzare questo prodotto. Poi c'è questa che è una Peeble Powder della Wycon, della linea normale, ed è questa qui. E io utilizzerò proprio questa come tamponare, tra virgolette, l'ombretto che abbiamo messo. Questo l'ho visto fare, ovviamente. Non è una cosa del mio sacco. Non è farina del mio sacco. Ovviamente deve essere una cipria traslucente. Così dice, riuscirete a tamponare l'ombretto e non dovrebbe andare nelle pieghette. Allora, per quanto riguarda questo make-up, va bene. Adesso andrò a mettere il mascara, che è sempre di una collezione. Aspettate che prima pieghiamo le ciglia. Io senza ciglia piegate non so fare niente. Allora, il mascara è di una collezione di Wycon, sempre è quella, la collezione green. E ho visto che ancora qualche pezzo c'è, non so se c'è il mascara, questo non me lo ricordo, però il mascara è questo. Io avevo preso tutto, il primer, tutto, e devo dire che il mascara è buono. Solo l'unica cosa che mi dà fastidio è che rilascia troppo prodotto. L'unica cosa. Quindi prima lo pulite e poi lo utilizzate. Sembra una leonessa con questi capelli.
Oggi ho pulito come una pazza e ancora. Avete fatto il cambio stagione? E questi sono gli occhietti. Poi ovviamente li guardo da vicino perché adesso lo specchio ce l'ho un po' lontano, ma mi viene male avvicinare, allontanare. Allora, avete fatto il cambio stagione? Io ho fatto un po' il cambio stagione, ho fatto un po' perché ho tantissime cose, infatti ho deciso di darmele quando proprio penso di comprare qualche cosa. Perché io il cambio stagione lo faccio mettendole nelle scatole, quelle dell'IKEA, l'avete presente, quelle trasparenti? Nei miei haul IKEA le avrete visto in continuazione. Comunque, nel frattempo metto il primer, questo qui della linea Sempreverde. E niente, quindi cosa succedeva? Che io li mettevo nelle scatole, però ogni volta che io li sistemavo, li mettevo sempre tipo, come dire, tipo li mischiavo, no? Quindi mettevo qualcosa che riguardava me, qualcosa che riguardava mio figlio, il grande, poi qualcosa che riguardava Maurizio, Andrea, cioè c'era un mix pazzesco e quindi automaticamente non riuscivo a sistemarli bene, no? Ero molto confusa anch'io, mettevo lì le lenzuola dove c'erano le felpe e quindi ogni volta quando facevo il cambio stagione, tipo ad esempio quest'anno, io non ho sceso tantissime cose, ho sceso lo stretto necessario, quindi pigiama e le tute e basta. Io sono stata sempre in pigiama e tuta, quindi automaticamente non è che dice facevi chissà che cosa. Però è una cosa sbagliata perché mi veniva la voglia di comprarmi le felpe per avere qualcosa di particolare. Utilizzo il fondotinta di Wycon di Nilufar nella colorazione 02 Natural Beige. La confezione è questa. Quindi cosa succedeva? Che gli dicevo alla mia migliore amica, gli dicevo guarda, Michele, mi mancano le felpe, mi manca quella cosa, mi manca quell'altra cosa, perché poi ovviamente te le dimentichi tutte le cose che possiedi. E niente, quindi abbiamo fatto in modo di mettere tutto tipo nelle brandine che noi abbiamo alla bancarella, le ho messe tutte nella brandina e le abbiamo sistemate. Ebbene, ho un sacco di tute. L'altra volta le avevo detto che mi mancavano dei maglioncini bianchi, ho fatto soltanto una scatola solo di maglioncini bianchi. Devo smetterla, devo assolutamente smetterla. Lo applico direttamente con la spugnetta, ovviamente di Wycon, proprio per provarla. Questo è il colore. Il colore dovrebbe essere buono. La spugnetta ovviamente è bagnata. Aspettate che mi tolgo. Wow, guardate. Mi devo togliere il burro cacao. Io in questo periodo ho le labbra secche di una cosa esagerata. Esagerata. Lo applico anche qui sotto gli occhi. Ho fatto il colore, vedete, sono più fucsia. Mi piaceva di più. Allora, credo che il colore sia un pochettino più scuro, ma visto che questa è la differenza, questo ovviamente è senza e questo è con il fondotinta. Come vi sembra? Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate di questo fondotinta, se l'avete utilizzato. Devo dire che la stesura è fantastica. E anche sì, devo dire che è carino come fondotinta. Sì, la colorazione è un po' scura. Vabbè, fa niente. Quindi io proprio sono il numero uno di questi fondotinta, ma io dell'altro avevo preso il terzo. Non lo so, lo devo confrontare. Di quello verde.
Questo succede perché anche se voi andate a comprarli direttamente allo store, con tutte le luci, non capite mai il colore esatto, perché non si capisce. Loro hanno quelle luci che vi fa sembrare... Sì, guardate il distacco. Io adesso mi abbronzo perché mi sta scendendo la bradellina. Io adesso mi abbronzo perché adesso quando stendo i panni, ovviamente sarò a maniche corte e quindi mi abbronzerò. Questo è il colore, non lo so se si vede perché dallo specchio si vede bello fucsia. Ho fatto un make-up neutro, wow. Cioè, la cosa più particolare è che la palettina proprio mi ha fatto scoprire Fabiana e da quel giorno gli ho commentato i video e tutto e lei mi ha, diciamo, contraccambiata e da lì è nata la nostra amicizia. Guardate come un prodotto può aiutare. Adesso sposto la spugnetta così, quindi vedo se c'è un qualche residuo di fondotinta che si attacca alla spugnetta, così si toglie l'eccesso dal mio viso. Vi ricordo sempre che io la spugnetta la bagno sempre. Io la lavo tutte le volte che finisco e la lavo tutte le volte che c'è la bagno, tutte le volte che devo fare l'applicazione. Ok, vedete? Questa applicazione fondotinta, questo prodotto in più. Poi, oh mio Dio, mi stava per cadere. Allora, andiamo a mettere il correttore, che a me sembra scuro, però proviamo. Mi sembra scuro. Mamma mia, c'è un pennellone qua. Allora, sì, è un po' arrangiato. Adesso gli mettiamo quelle aperte. Poi sono andata a cambiarlo, nel senso il correttore, ne volevo prendere uno più chiaro per fare e non l'ho trovato, quindi ho preso questo qui, rosa, questo qui chiarino, proprio per aiutarmi. Io non lo metto da altre parti perché il fatto di chiari scuri io non lo so fare, quindi mi sembra una cosa stupida farlo per fare il video. Devo dire che copre, eh? L'unica cosa che si deve controllare è che non va nelle pieghette, perché anch'io come la Lizzy, avendo una certa età, tendiamo a mettere tutto nelle pieghette, quindi per quanto riguarda questo va bene. Adesso come cipria ovviamente utilizzerò quella di poco fa, però non adesso, la metterò poi un pochettino alla fine. Adesso vado a mettere il... non so se mettere il bordeaux o questo marroncino, credo che metterò questo marroncino proprio al di sotto dell'occhio, nella parte inferiore dell'occhio. Ovviamente questo è un trucco molto molto semplice. Adesso prendo il pennello quello grande, metto sempre questo ombretto, scuoto bene l'eccesso dal pennello e lo applico in maniera grossolana. Allora, io non metto mai il mascara al di sotto perché mi sporco in una maniera esagerata. Questi sono due highlighter per quanto riguarda sempre Niloufar e io metterò Cool Rose o Golden Rose. Vediamo i colori perché non è che me li ricordo bene. Allora, questo è... Ah, questo qui. Andrò a mettere questo che sarebbe il Cool Rose. Ed è una specie di highlighter,
e quindi lo metteremo. Si deve aprire. La cosa buona è che si devono aprire per essere utilizzati, quindi ottimo. Con la spugnetta andremo a... mi sono dimenticata di chiudere. Con la spugnetta andremo a tamponarli, proprio per non fare l'effetto troppo... perché sì, è carino e tutto, ma non è che dovete essere tipo una palla da discoteca. Poi, come blush, sinceramente ho alcune edizioni limitate, però visto che mi piace tantissimo, vi metto questo qui, che è quello che troverete negli store, ed è il Quick Blush nella colorazione 06. A me piace tantissimo questo blush, perché è proprio il colore che utilizzo di più in assoluto. Lo applico, scarico un po' l'eccesso. L'ho messo prima l'illuminante perché questi qua mi piace proprio metterli all'inizio e poi mettere la polvere al di sotto, perché se poi voi mettete la polvere e al di sopra mettete questo qui in crema, certe volte capita che vi toglie la parte di sotto, tipo del fondotinta. Invece facendo così, mettendo la crema prima e la polvere dopo, vi facilita, diciamo, la stesura del prodotto in polvere. Io ho visto dei pastrocchi e sinceramente mi faccio ovviamente le mie idee. E so che facendo così non rischio di avere una brutta base. Non so voi se fate così come faccio io, nel senso che guardate i video e poi prendete spunto da quello che state vedendo. Invece prenderò il colore quello più chiaro e lo metterò all'inizio. Ah, ecco, veramente molto più scuro. Sì, è più doratino, vedete? Questo è quello dorato e questo di sopra è quello che ho messo poco fa. No, è troppo scuro questo, quindi no. Allora, volevo fare un punto luce. Beh, io utilizzerò una specie di ombretto. Se lo metto questo qui? No, vabbè, lo lascio così. Sei molto deciso, Stefania, sì, tanto. Allora, sinceramente credo di mettere un pochettino, poco, 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 ma poco di questa cipria. Ne metterò proprio poco e la metterò qui, dove non ho passato niente, nel senso non gli ho messo nessuna polvere, e nella fronte, dove non ho messo polvere, perché così cercherò di trattenere di più il fondotinta. Essendo che abbiamo messo blush e altro, non c'è bisogno. Adesso andiamo alle labbra. Io ho preso alcune matite, non ho messo la matita nera dentro l'occhio, ma perché stavo guardando là. Non ho messo la matita nera dentro l'occhio perché sinceramente con questo make up io lo vorrei lasciare anche così naturale. E quindi vado a mettere una matita labbra, vediamo quale prendo, rosa scuro o malva rosato. Malva rosato. Queste sono le matite di Wycon. A me piacciono tantissimo, ne ho tantissime di vari tipi e vari colori, ovviamente. Metto la matita e poi parleremo. E al di sopra metteremo sempre di Niloufar il Pillow Pink, che mi piaceva tantissimo perché mi sembrava proprio un malva pazzesco. Invece è troppo rosa. Non è che
E faccio incarcere. È troppo rosa. Infatti voglio vedere se allo store posso andare, se c'è un altro colore. Proprio per sistemare questo, tipo per utilizzarlo assieme a questo. Allora, ragazzi, per quanto riguarda questo make-up è tutto. L'unica cosa che non mi piace è il colore del rossetto, sinceramente, ma era per farvi vedere, visto che questi sono, cioè nel senso che li troverete sia allo store che sul sito, e quindi ho voluto mettere questo. Ma mi piacerebbe proprio mettere un colore più neutro. Questo troppo rosa non mi piace. Ho cannato proprio il colore perché tramite. Cioè, là dentro mi sembrava un malva bellissimo, invece troppo, troppo, troppo rosa e non mi ci vedo proprio. Io guardandomi allo specchio non mi ci vedo assolutamente. Lo vedo sinceramente troppo rosa. Poi in contrasto con i miei denti non mi piace. Comunque, l'abbinamento con gli occhi non è un granché. Infatti, adesso lo toglierò perché devo fare l'intro per altri video. E sinceramente non mi è piaciuto molto. Per quanto riguarda tutti gli altri prodotti, io ovviamente ve li consiglio. Se volete sapere la colorazione del fondotinta che ho utilizzato io, è la 02 Natural Beige. Per quanto riguarda i correttori, quello più aranciato era lo 06, invece quello più, diciamo, chiaro per quanto riguarda i miei occhi è lo 01 Fair. Devo dire che sono ottimi, ottimi prodotti. Poi come riguarda correttori, Wycon veramente è doc, veramente. Quante volte ho detto veramente? E niente, ditemi cosa ne pensate sotto nei commenti, ditemi se andrete a fare scorta di qualche prodotto e se avete anche qualche prodotto da consigliarmi, sempre per quanto riguarda Wycon, perché ho visto che sul sito c'è lo sconto del 70%, insomma sbaglio il 70%, quindi andrei sinceramente volentieri a vedere cosa si può racimolare nel sito di Wycon. Per quanto riguarda questo video è tutto, io che dirvi di più, vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vedremo al prossimo video. Ciao ciao!